Gianni Colacione, qui a Ponte Galeria, nei pressi della discarica di Malagrotta per Liberi.tv, siamo in compagnia della signora Lorena. Lorena è abitante diciamo qui della zona e siamo qui a un presidio che organizzano i cittadini. Penso adesso siamo in ora tarda, ma sarà di giorno più animato, proprio diciamo presidio di lotta per rivendicare un pochino anche il diritto alla salute e alla cittadinanza delle persone che abitano qui in zona. Signora Lorena, intanto vorrei chiedere a lei, appunto come testimone oculare e vivente qui sul territorio, come si vive nelle vicinanze di questa grandissima discarica? Ah, vicino a Malagrotta si vive male perché è uno dei posti più inquinati d'Italia. E la puzza di giorno, di notte ce n'è tantissima, c'è un traffico di camion assurdo. In questi giorni noi abbiamo l'inquinamento del PM10 pari a quello di via Tiburtina, quindi nonostante noi stiamo in una zona di campagna, perché comunque siamo fuori dal raccordo, siamo vicino al mare, abbiamo lo stesso inquinamento che si ha dentro Roma per quello che riguarda il traffico di mezzi. E poi qui si muore di tumori, di leucemie, perché comunque c'è tanto inquinamento. Cioè abbiamo l'inquinamento atmosferico, ma abbiamo soprattutto l'inquinamento delle falde acquifere, e questo è comunque appurato da ricerche dell'ARPA. Noi abbiamo qui vicino un fiume che si chiama Rio Galeria, che va direttamente all'interno del Tevere, che scarica nel Tevere, e l'acqua che va nel Tevere è un'acqua nera, nera causata da discarica, raffineria, quindi cioè, inquinanti ce ne sono, purtroppo ce ne sono, e noi viviamo male. Signora Lorena, questo inquinamento di cui mi parlava lei, cosa che si è aggravato in questi ultimi anni, o è un qualcosa che un po' c'è sempre stato, ma la grotta credo che siano quasi 40 anni che sta qui, e che magari prima non veniva neanche monitorato? Allora, il monitoraggio delle acque non so se in precedenza ci fosse. E dopo una denuncia che hanno fatto le persone del Comitato Malagrotta, c'è stata un'indagine delle acque profonde e si è scoperto, un'indagine fatta poi dall'ARPA e dall'ISPRA, quindi comunque delle istituzioni statali, quindi non un privato, e si è scoperto che comunque c'era un inquinamento delle falde. Ora, su sentenza del Consiglio di Stato, ci dovrà essere una nuova analisi delle acque a monte della discarica, per capire se questo inquinamento viene dalla discarica o se viene anche dagli altri impianti industriali che qui ci sono, perché non c'è solamente la discarica, c'è la raffineria di Roma, ci sono impianti di gas, depositi di gas, ci sono tantissime cave, quindi cave estrattive, ci sono i cementifici, cioè qui c'è un po' di tutto. E quindi è un territorio martoriato? Volevo chiedere un'altra cosa, volevo sapere materialmente, lei ha parlato appunto del fatto che si muore, quindi insomma un pochino la misura di questa situazione di convivenza drammatica. Anche qui ci sono state rilevazioni sull'incidenza, sulla mortalità, sull'incidenza di malattie e mortalità da certe malattie? Allora, qui c'è stato uno studio, anche questo fatto dall'Istituto di Epidemiologia di Roma E, in cui si attesta che a Malagrotta c'è un'incidenza di morte pari al 28% rispetto a tutto il resto di Roma. Quindi qui si muore sicuramente di più rispetto a tutto il resto di Roma. Ora, la colpa non sarà solamente della discarica, perché comunque noi abbiamo anche qui vicino l'aeroporto, non dimentichiamoci anche gli idrocarburi dell'aereo, la raffineria, cioè quindi è comunque tutto... Venendo abbiamo visto che c'è proprio una strada intitolata Via degli Idrocarburi, tanto... Ecco, no, questo non ci avevo mai fatto caso, non avevo fatto caso a questa... Ah, ecco, proprio la sua, quindi... Sì. I bambini eccetera subiscono delle patologie, hanno delle patologie particolari? Asma, broncospasmo, allergie, purtroppo tanti bambini muoiono di leucemia, ragazzi giovani. Noi poco tempo fa, poco prima dell'estate, è morta una ragazza giovanissima, 24 anni, che in 6 mesi la leucemia se l'è portata via. Ho capito. Senta, qui ovviamente è territorio del Comune di Roma. Sì, questo è l'ultimo pezzo del Comune di Roma. Ecco, relativamente appunto a questa vicenda, c'è qualcuno che in qualche modo vi ha dato un po' di ascolto, amministratori,
qualche partito, siamo anche in periodo preelettorale, quindi siamo, diciamo che siamo appunto alla prima decina di gennaio, quasi, insomma siamo 13 oggi se non sbaglio, di gennaio del 2013. Ecco, c'è qualcuno che vi ha dato ascolto? Allora, tutte le istituzioni in carica, quindi Regione, Provincia e Comune di Roma, hanno espresso il loro parere negativo per mettere una nuova discarica qui e hanno detto che comunque Malagrotta va chiuso. Questo è quello che però a parole hanno detto, perché poi al momento dei fatti noi vediamo che il 31 dicembre Malagrotta doveva chiudere, ma il commissario delegato da Sottile, che è il commissario che doveva gestire l'emergenza dei rifiuti a Roma, ha comunque dato una nuova proroga per Malagrotta, per rifiuti non trattati e per rifiuti trattati, quindi 100 giorni per i rifiuti non trattati e 180 giorni per rifiuti trattati, sempre a Malagrotta, e ha dato l'autorizzazione, quindi l'AIA, per costruire la nuova discarica di Roma, che dovrà durare 36 mesi, quindi 3 anni, a Monti dell'Ortaccio, che è a 500 metri da Malagrotta, quindi ne chiudo una, ma ne apro un'altra che è praticamente il continuo della stessa. Sì, questa famosa AIA che è venuta alla ribalta di recente anche, AIA anche per le questioni di Taranto e dell'Ilva. E a questo punto niente, io la ringrazio di questa testimonianza. Libre TV si è già occupata anche di un'altra vicenda a Sette Camini, dove ci sta un'azienda parecchio inquinante. Cerchiamo di essere sul territorio presenti con queste testimonianze da ovviamente su internet, soltanto sul web. E cosa si sente di dire un po' al popolo del web? Ah, che comunque i rifiuti sono di tutti, ora sono quelli romani, ieri erano quelli di Napoli, e se tutti noi cittadini non capiamo che il rifiuto è una risorsa, questa storia non finirà mai. La risorsa cioè, deve essere comunque valorizzato, ma non bruciato come tanti dei nostri amministratori vorrebbero, ma riciclati, cioè rifar tornare quello che era il rifiuto, farlo ridiventare materia prima per poi poterlo riutilizzare e non sprecare risorse vere. Cioè è inutile andare a bruciare una bottiglia di plastica se poi io devo spendere tanto di più per poi ricostruirne una nuova, non ha senso. Impariamo a riciclare, impariamo a utilizzare, a avere un acquisto un pochino migliore, cioè cerchiamo di evitare di creare rifiuti, evitiamo di comprare cose imballate, cioè cerchiamo noi stessi di essere un po' più civili nei confronti della nostra natura, del nostro ambiente, perché se non lo facciamo noi nessun altro lo farà. Un'ultima domanda mi è venuta in mente adesso, che appunto parlava dell'impegno dei cittadini, ma abbiamo parlato dell'amministrazione che ha le sue colpe, parliamo dei cittadini, noi romani, secondo lei la differenziata la facciamo come si deve? Siamo disponibili a farla meglio? Allora, diciamo che noi romani, ma nessun cittadino, è disposto a fare le cose con fatica. Ok, quindi noi la faremo bene quando avremo un controllore che ci controlla quello che buttiamo nella nostra pattumiera, perché se comunque uno, anche una persona di buona volontà, vuole farla e non ha la cultura di quello che deve buttare e come la deve buttare, la raccolta differenziata non viene fatta bene. Cioè la cosa stupida, il vasetto dello yogurt che va nella plastica, quanti sanno che va lavato? Se noi non lo laviamo, tutta la plastica che sta in quel contenitore deve essere buttata perché è contaminato dagli alimenti. Quindi ci vuole cultura, ci vuole controllo, e l'unica strada è quella della raccolta differenziata porta a porta, quando l'operatore dell'AMA viene a casa, ci apre il sacchetto, ci dice: no signora, lei ha sbagliato a buttare questo lo doveva buttare qua, questo lo doveva buttare là, dove lo butto lo spazzolino dei denti, dove lo butto il contenitore del dentifricio. Cioè se non c'è la cultura, se non c'è la formazione, se non c'è il controllo, non si uscirà mai di questa cosa. Grazie alla signora Lorena, appuntamento quindi su Libri.tv, grazie ancora. Prego. Allora, questo è un murales che ci ha fatto un ragazzo che fa appunto per lavoro graffitista, si chiama Paolo Goio, e venendo in questa zona lui ha analizzato un po' tutto quello che avevamo e ha deciso di farci questo murales. Allora, lui ha visto che qui c'è ancora tanta natura che cerca di combattere e quindi ha voluto rappresentare due animali che sono gli animali per antonomasia: il buono, che è il delfino,
che sta qui a sinistra, è quello che per antonomasia è l'animale cattivo, il drago. Quindi il drago rappresenta tutto quello che è cattivo, tutte le industrie, tutto quello che fa male all'uomo. Il delfino è quello che invece tenta di riprendersi la natura, che tenta di difenderci. Sopra il drago c'è l'avvocato Manlio Cerroni con il suo cappellino con l'euro sopra. È il proprietario di Malagrotta, il proprietario di Colari, cioè quello che comunque gestisce la discarica di Malagrotta. Tutto dietro ci sono tutti, vedi, tutte quante le ciminiere, euro, 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 il delfino e sopra il bambino. Questo bimbo è rappresentativo della quindicesimo municipio e sulla sua bandiera c'è scritto Valle Galeria non si tocca, e qui ci sono gli alberi, gli animali che sono presenti ora molto meno, ma che erano presenti prima nella Valle Galeria, quindi cervi, daini, volpi. E poi niente, questo è tutto. Ma è interessante anche i copertoni sotto. Ah, i copertoni sotto sono un lavoro che abbiamo fatto un po' di tempo fa per il riciclo, l'opera di riciclo, e avevamo fatto la guerriglia garden, quindi abbiamo preso quello che era un piccolo pezzo di prato abbandonato, abbiamo recuperato un po' di ruote buttate, le abbiamo colorate, con alcune ci abbiamo fatto una sorta di vasi e con gli altri che sono avanzati li abbiamo messi per tenere appunto... Allora, l'autore? L'autore è Goyo, sì. E questo grafito è stato fatto durante il Corviale Urban Lab, che è stato proprio un laboratorio al municipio, al quindicesimo municipio, e lui l'ha dipinto proprio in quel momento. Allora, siamo Grazie. Con Rita a casa di Rodolfo, Rita abitante appunto qui del quartiere dei Monti dell'Ortaccio, limitrofo appunto alla discarica di Malagrotta e i nuovi insediamenti che sono appunto attenzionati per ipotetiche una nuova discarica. Ci racconta un pochino la sua esperienza per quanto riguarda la famiglia di provenienza, lei è abitante qui da parecchio tempo, ci dirà un pochino questo esempio di da dove provengono appunto questi insediamenti edilizi, e poi vedo che sono veramente così estemporanei e abusivi. Allora guarda, io ti dico come è nata questa zona. 60 anni fa l'ente Maremma ha dato queste terre, ha assegnato delle terre con relativi casali a 24 famiglie, tra cui anche la famiglia di mio marito, i miei suoceri. Quindi sono proprio 60 anni fa, che poi chiaramente si sono pagati con duro sacrificio, perché coltivare con quella terra non è una cosa così facile, così semplice. Quindi i sacrifici di una vita, ecco, ecco perché ci sono queste terre e sono tutte coltivate, sono tutti allevatori e agricoltori qui, tutti quanti. Adesso chiaramente sono anziani, chiaramente, e cerchiamo noi figli e chi nipoti anche, perché c'erano anche persone già più grandi, quindi già hanno figli e nipoti che lavorano qui la terra, ok? Quindi noi pure abbiamo diversa terra, non abbiamo più gli allevamenti, però siamo ancora agricoltori, no, i miei soci sono ancora agricoltori. Ecco, quindi non, di abusivo qui non c'era proprio niente. Nel frattempo chiaramente si sono pure noi abbiamo costruito oltre, e 10 anni fa c'è stato l'ultimo condono e abbiamo pagato tantissimo di condono, 70.000 euro di condono, che ci deve ancora arrivare poi tra l'altro, ma noi è tutto fatto, tutto quanto in regola, pagato e tutto quanto. Come anche la Piana del Sole, è vero che era abusiva, ma sono state tutte condonate. E se noi per degli ampliamenti abbiamo pagato 70.000 euro, quanto avranno pagato questi poracci che si sono costruiti le case? Allora tu condoni le case, fai costruire, perché negli ultimi anni quando siamo ritornati noi qua, perché io ci stavo già da prima, poi ci sono ritornata e poi spiegherò magari i motivi se posso, hanno costruito negli ultimi anni sapendo che la discarica andava via, hanno approfittato, c'è tanto tra un po' la discarica chiude, e hanno approfittato a costruire villini, case, ville, eccetera, appartamenti, e adesso non si può fare questa cosa, cioè non si può. Noi abbiamo dato tutto per questa terra, io quest'anno di IMU per la casa e per la terra, perché poi alla fine è per la terra, perché è una casa normale, è la terra, 800 euro per sei, perché siamo sei persone, sei famiglie,
800 per uno, fatti il calcolo, perché per la terra, e questa terra però noi non varrà più niente se ti aprono una discarica. E quindi c'è un deprezzamento? Assolutamente, assolutamente, infatti le poche case che sono rimaste, che non si sono vendute, adesso le danno proprio a prezzi bassissimi, sono svendute praticamente quelle poche che sono rimaste. Allora Rodolfo, mi stavi accennando prima, quando facciamo le riprese in esterna, che appunto avete fatto un'azione in qualche modo abbastanza eclatante di arrampicarvi su un traliccio che abbiamo visto. Ecco, come avete organizzato, che cosa, come è stata, che effetti ha prodotto, chi eravate, ce lo vuoi raccontare? Sì, certo, questa iniziativa già ce l'avevamo in testa da tempo, però poi è stato così una botta da pazzi, per disperazione siamo saliti con Emanuela dopo i festeggiamenti di fine anno, e ci siamo messi d'accordo e siamo saliti, ci siamo legati al traliccio. E infatti, come stavo dicendo prima, abbiamo trovato l'accesso che poteva andare anche un bambino di 8 anni, non c'è una recinzione, non c'è un cartello, non c'è nulla. E niente, è stata proprio la disperazione che non riusciamo a farci ascoltare, perché sentire dire, per esempio, il ministro Clini che dice che i romani non sappiamo fare la raccolta differenziata, quando noi abbiamo dei documenti che nel 2006 già stavamo chiedendo la raccolta differenziata porta a porta, abbiamo i documenti, non sono chiacchiere. Poi vedere questa cosa che si gestisce la nostra vita, la nostra salute così a nome del guadagno, sentir dire anche persino la comunità europea che dice che è illegale fare questo tipo di mosse senza aver consultato i cittadini, quando tornando al discorso di la monnezza oggi è ricchezza, oggi è considerato in tutto il mondo come il secondo petrolio, e la dobbiamo dare in mano a un privato, ma perché non può essere una ricchezza per tutti noi? Questa è la nostra disperazione. Si sono pronunciati in modo negativo, quindi con sfavore, per esempio le autorità qui dell'aeroporto di Fiumicino, che è vicino, la Regione Lazio, la Comunità Europea, in tutti quanti, diciamo, nell'ambito, nei loro ambiti interpellati e con i loro protocolli e così via, tutti quanti insomma si sono pronunciati contrari a questa nuova discarica, invece praticamente a favore è Sottile, che è appunto il commissario, se non sbaglio, il commissario straordinario per i rifiuti, e il proprietario delle aree, che è Emanuele Cerrone. Ma parlando di questi impianti, ecco, Rodolfo, tu volevi sottolineare qualcosa? Sì, una cosa molto importante, che è questa: quando i nostri politici, adesso che sono in campagna elettorale, ci parlano di impianti, bisogna stare molto attenti di che impianto si parla, perché ci stanno due tipi di impianti per il trattamento dei rifiuti. Per farla semplice, perché è molto complicato l'argomento, ma ci sta un impianto a freddo e un impianto a caldo. L'impianto a caldo parla di incenerimento. Incenerimento inquina, questo è il discorso. E l'incenerimento ha bisogno di discariche, e l'impianto a freddo ha bisogno di discariche, sì, ma molto 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 più ridotte. Per far capire a San Francisco, che hanno un po' più popolazione di noi a Roma, loro hanno una discarica grande quanto un appartamento. Rolfo, approfondiamo invece un altro argomento sempre relativo a questa vicenda di Malagrotta, smaltimento rifiuti e così via. Parliamo di autorizzazioni e qualche modo carte, quelle che dovrebbero essere il supporto, o meglio la prova di una certa legalità in cui si dovrebbero svolgere le attività della pubblica amministrazione. Infatti, sbirciando un po' l'AIA de Sottile, ho notato che diceva la parte che riferiva alla Colari, cioè il privato di cui si fida Sottile, ma non si fida del privato cittadino, diceva che nella zona limitrofa non c'è attività
agricola rilevante. Ricordiamo bene che la Colari sarebbe Manlio Cerroni, proprietario di tutta la zona, dico bene? Sì, è proprietario sia di Malagrotta sia dei terreni dove ci stanno questi scavi, è presidente di questo consorzio Colari. Dicevo, quando ho visto questa cosa non ci ho capito più niente, sono andato subito dai vicini a dire questa cosa, e nell'arco di poche ore abbiamo istituito il comitato agricoltori e allevatori della Valle Galeria, e abbiamo fatto una raccolta di firme e abbiamo mandato ai carabinieri del NOE e alla commissione per le petizioni della Comunità Europea questo documento. Ok, e quindi che praticamente segnaliamo la nostra perplessità per quanto riguarda i contenuti di questo documento, in cui dice che l'area limitrofa non è interessata da attività agricola rilevante quando a noi ci risulta che ci siano oltre 300 ettari di terra utilizzati per la realizzazione di colture estensive dei cereali, per l'agricoltura e l'allevamento sia per uso personale nonché ai fini commerciali. Quindi praticamente tutte queste attività producono un qualcosa che sarebbe già grave se venisse consumato con diciamo, un sistema di agricoltura di sussistenza da chi produce. Già sarebbe grave perché sarebbe vittima di un inquinamento che passa attraverso gli animali e poi uno se lo mangia. Invece, oltre a questo, è anche commercializzata, questi prodotti sono anche commercializzati e non si sa poi chi è che è l'ultimo consumatore. Ma infatti ecco perché non ci abbiamo capito più niente, perché appunto siccome ci stanno proprio limitrofi quattro aziende agricole molto importanti, e poi un po' più in là c'è sta un'azienda che produce latte molto grande, e che si sono preoccupati perché dice: ma come che non esiste l'attività qui? Qui esiste, e come? Se questa cosa va avanti a noi ci crea un danno anche economico, qui rimarrebbe senza lavoro un sacco di gente. Beh, sì, poi peraltro questa qua è una zona che un po' si fonde con tutta quella grande zona, diciamo, agricola che poi insomma vicino a Fregene, tutta la zona che sta sull'Aurelia, è tutta un'estensione che va nel nord Roma, nel Lazio verso nord, è tutta una zona a vocazione agricola, anche perché insomma pianeggiante e anche, credo, anche ben irrorata. Sì, infatti tu considera che qui da casa mia, che stiamo al confine proprio col comune di Fiumicino, a 300 metri da via Urano dove abita Rita, c'è sta via della Muradella che è il confine con il comune di Fiumicino, cioè Macarese, inizia lì, inizia Macarese. L'amministrazione, ci sono stati, voi vi siete rivolti, avete sollevato dei casi, allora se è possibile sapere chi eventualmente, anche relativo a quale organizzazione, gruppo politico o che in qualche modo ha ritenuto le vostre rimostranze basate e quindi insomma meritevoli di essere portate nelle assemblee. Ok, c'è qualcuno che vi ha dato ascolto? Beh sì, c'è stato chi ci ha dato ascolto, diciamo, a prescindere del comitato, appunto, che dico che è una cosa molto, molto recente, sì, come cittadini, perché abbiamo fatto noi la lotta, questa la stiamo facendo da tantissimo tempo. Abbiamo fatto delle segnalazioni, abbiamo richiesto un incontro anche con Sottile, e avevamo chiesto di far entrare l'associazione Codici, che è un'associazione che ci aiuta tantissimo. E praticamente alla conferenza dei servizi è stato negato il loro accesso. Allora, con Rita approfondiamo la questione sanitaria, cioè praticamente quel 28% in più di incidenza rispetto alla media a Roma di problemi che sono tumori, problemi alla tiroide, leucemie e così via. Ecco, Rita, tu abitando qui in zona ne hai una percezione diretta, proprio sulla tua pelle anche lo vivi. Ecco, ce ne vuoi parlare? Sì, certo, come no. Io abitavo qui già 15 anni fa. Poi sono rimasta incinta 13 anni fa e quando è nato mio figlio
dopo, verso un anno e mezzo, ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava, ha cominciato a non parlare, a parlare sempre di meno, invece quell'età aumentano ogni giorno, no? Ogni giorno sono parole nuove, quindi ha smesso di parlare proprio a un anno e mezzo, non parlava proprio più. Da accertamenti vari, centro di neuropsichiatria infantile Via dei Sabelli, famosissimo, ti dicono suo figlio è autistico. Adesso tu lo sai se è autistico perché stavamo qui? Devi tenere presente che sulla nostra stessa strada, proprio sempre la mia via, via Urano, lo dico tranquillamente, c'è un'altra ragazza che ha 30 anni, tumore alla tiroide, sempre sulla stessa via, poco più avanti, una ragazza sempre giovane, perché poi chiaramente dai 50 anni in giù sono quelli più a rischio, è normale, no? Che gli anziani si chiaramente hanno una, ecco, certo, sempre una ragazza giovane, tumore al timo, che è rarissimo il tumore alla ghiandola del timo, molto raro, e c'è un'altra persona sempre più avanti, però più avanti non su questa strada, sempre lo stesso tumore, che è molto raro, ed è stato proprio il medico di famiglia di questa ragazza che gli ha detto, siccome ci sono casi, due casi in così breve spazio, ed è una cosa anomala perché è un tumore molto molto raro, gli ha detto di fare causa. Loro hanno fatto causa, perché noi abbiamo qui, non è no alla discarica, noi qui non vogliamo la discarica, noi qui abbiamo già Malagrotta, che è la più grande discarica d'Europa, abbiamo la Pulfina e abbiamo l'inceneritore dei rifiuti ospedalieri, che è gravissimo, è la cosa proprio che fa più male di tutti. Ecco perché no a una nuova discarica. Noi siamo tornati qua 2 anni e mezzo fa, siamo andati via proprio per poter curare mio figlio, che ha fatto dei grossi progressi, e abbiamo pagato tutto noi, è stato proprio difficilissimo perché ho lasciato il lavoro. Chiaramente non ce la fai più a pagare tutto, a pagare anche un mutuo. Siamo venuti qui perché mio marito qui c'ha casa, della famiglia e tutto. Siamo venuti qui sapendo che Malagrotta doveva chiudere. E come siamo venuti noi qui, hanno continuato a costruire i costruttori, perché hanno dato appunto il via per queste costruzioni, proprio perché sapevano che Malagrotta andava via. Ecco perché noi abbiamo venduto la casa di cui pagavamo il mutuo, proprio per investire in questa casa per mio figlio che sta qui in campagna con i nonni, che è giusto che sta vicino ai nonni, eccetera eccetera. E adesso come possiamo fare? Cioè, tante persone qui hanno avuto malattie, tante, troppo in un piccolo spazio come questo, perché Roma è immensa, noi siamo un quartiere di Roma, è un quartiere di Roma, non è che siamo un quartiere di Roma, fine di Via della Pisana, e c'è tutto questo, lo respiriamo tutti, e tutto quello che viene coltivato qua, purtroppo, poi noi si vende, va in giro e se lo mangiano tutti, e lo devono sapere questo, se la gente lo sa, allora si sensibilizza e ci aiuta a risolvere questa cosa, non ci devono essere più discariche, meno che mai poi in un centro così abitato, in una città, e non possono essere così grandi. Noi abbiamo Malagrotta, che è appunto la discarica più grande d'Europa, e questa qui è il doppio, e come Malagrotta dicono che è provvisoria, non può essere provvisoria, non possono investire tantissimi soldi per fare una cosa provvisoria come non l'è stata Malagrotta. Allora, il messaggio che io vorrei mandare soprattutto anche a chi oggi ha problemi, che vogliono fare discariche anche da loro, che il nostro slogan è né qui né altrove, le discariche non servono, inutile che continuano a dirci che le discariche servono, non servono. Con questo sistema di trattamento dei rifiuti ci troveremo sempre di fronte a buche, mega buche e mega discariche. Se si va verso il rifiuto zero, la discarica non serve.